Sono Daniele De Gregorio, il fondatore di iCan, che presenta il progetto denominato Training Machine, che in pratica è una tecnologia abilitante che porta l'intelligenza artificiale in ambito industriale a costo praticamente zero, perché in pratica permette ai robot di imparare in autonomia a svolgere un lavoro al posto nostro. Il nostro team nasce da un gruppo di ricerca dell'Università di Bologna di Visione Artificiale, diretto dal professor Luigi Di Stefano, che è anche un co-founder insieme a Samuele Salti, che è un professore associato dell'università. Io sono un postdoc di questo gruppo di ricerca, la cui ricerca negli ultimi anni è stata finanziata dal mondo industriale, che richiedeva sempre di più l'implementazione dell'intelligenza artificiale nei loro prodotti. Ma oggi l'intelligenza artificiale in realtà è un costo, perché per farla funzionare c'è bisogno di una mole di dati spropositata e dietro c'è del lavoro umano. Noi abbiamo deciso di andare controcorrente e sviluppare una tecnologia che non abbia bisogno dell'uomo per generare i dati e quindi che sia praticamente a costo zero per chi la implementa. Abbiamo deciso di brevettarla e grazie al percorso della startup abbiamo trasformato questa tecnologia in un'idea imprenditoriale valida, tanto da farla diventare un prodotto presentabile al mondo industriale.